Direttore, una vittoria netta, importante, 4-0 contro il Barano, siete soddisfatti? Buonasera a tutti. Sì, diciamo che al di là della classifica questa partita nascondeva tante insidie, l'abbiamo preparata bene in settimana e oggi si sono visti i risultati in campo. Questo è un girone che è molto particolare, quindi le partite non vanno mai prese sotto gamba e oggi fortunatamente i ragazzi hanno approcciato bene, nonostante le condizioni climatiche che erano un po' particolari, però fortunatamente è andata bene. Seconda vittoria di seguito dopo quella esterna sul campo del Forio. Sì, queste due vittorie consecutive ci danno la possibilità di tirarci un po' su in classifica e quindi allontanare quella che è la zona calda. Domenica affrontiamo un'altra grande battaglia con il Napoli United. Diciamo che prepareremo questa partita con la serenità che ci danno queste due vittorie consecutive, sperando che vada bene. Vi siete allontanati dalla zona calda, ma in queste ultime partite ce lo fate un pensierino per la zona playoff? Diciamo che, come ho detto prima, queste due vittorie consecutive ci danno quella tranquillità e serenità di affrontare le partite con più calma e quindi noi siamo convinti di avere una squadra che se la possa giocare su tutti i campi e faremo così ogni domenica. Diciamo che domenica ci giochiamo quel residuo di possibilità per andare a fare i playoff con i Napoli United, però ce l'andremo a giocare, come ho detto prima, con la tranquillità e con la serenità che ti fanno stare più liberi e quindi io credo che assisteremo sicuramente ad una grande partita. Grande partita, entrambe le squadre giocano bene, oggi l'ha dimostrato l'Albanova davvero ben messa in campo con ottimi spunti durante i 90 minuti. Sì, io credo che noi domenica affronteremo una delle squadre forse più forti di questo campionato. Diciamo che il Napoli United è una di quelle squadre che mi ha impressionato di più, ben guidata dal tecnico Maradona, grande individualità. È una partita difficile, inutile girarci intorno, però andremo lì cercando di fare il massimo e di giocarcela fino all'ultimo.